Ora abbiamo l'ultimo intervento della mattinata della nostra presidente Monia Benigni. Grazie, grazie a tutti voi che siete qui e grazie anche alle tante persone che stanno seguendo da casa e che in questi minuti, in queste ore, insomma, ci hanno scritto. Tra l'altro devo ringraziare particolarmente, mi piacerebbe farlo uno per uno, ma sono davvero tanti. Vorrei ringraziare anche coloro che, seguendoci da tempo, sentendo anche le cose che questa mattina sono state presentate, hanno deciso oggi di aderire per il bene comune. Quindi grazie a Vito, grazie a Mauro e grazie anche alle persone che si sono promesse, quindi ripromesse, di collaborare attivamente con noi. Un saluto, seppur virtuale, anche a tutti gli amici di Riprendiamoci il Pianeta, del RIP, con cui abbiamo una collaborazione politica attiva in corso. E un abbraccio, seppur virtuale, insomma, a tutti coloro che vedranno i materiali della nostra assemblea e che comunque ci stanno seguendo, per chi conosce l'italiano, dalla Grecia, ma anche dalla Finlandia, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Inghilterra, dall'Irlanda e da Cipro. Quindi le relazioni che comunque il nostro pur piccolo, ecco, movimento ha saputo imbastire ha rafforzato il nostro progetto, ha rafforzato le nostre idee e ci ha permesso di creare anche una vera e propria rete, mi permetto di dire europea, internazionale, che in un qualche modo ci ha permesso di fare sponda, perché una delle sensazioni più diffuse è quella di sentirsi solo, di sentirsi piccolo, di sentirsi impotente, mentre invece a livello di informazione, di collaborazione, di attività, devo dire è stato un piacere enorme fare piccoli passi, ma intraprendere un percorso che è stato utile per tutti i nostri rispettivi paesi. La prima parte del mio intervento, ed è l'unica per cui ho dei foglietti, sarà un po' come dire le cosiddette comunicazioni di servizio. Dopodiché, per la prima volta, per chi segue l'assemblea di Per il Bene Comune, lascerò i foglietti e sarà anche l'ultima assemblea da presidente, per cui andrò veramente a braccio con le cose che ho dentro da comunicarvi e con tutte le cose che sono state fatte. Comunicazione di servizio, allora, innanzitutto, un po' per quello che diceva Nikos prima, un po' per l'attività e per le battaglie fatte insieme. Ho conosciuto personalmente Nikos Klitsikas a Damasco nel 2009 insieme a Fernando Rossi. Ci siamo ritrovati insieme in Egitto pronti per portare a Gaza un bastimento con ambulanze, farmaci, medicinali. Ci ha sempre seguito, è venuto qui in Italia, ci ha consentito di conoscere a fondo la Grecia, è sempre stato dalla parte di Per il Bene Comune, ci ha sostenuto a qualunque livello. Quindi poi oggi pomeriggio mi permetterò anche di fare la proposta a tutti gli aderenti affinché Nikos Klitsikas possa diventare un membro onorario di Per il Bene Comune, anche se non è residente in Italia, è veramente parte di noi e del nostro movimento. Poi, sempre a proposito delle comunicazioni di servizio, quest'anno, per la prima volta, pur con notevoli sacrifici e con mille difficoltà, abbiamo pensato di organizzare un vero e proprio campus riservato agli aderenti, dove confrontarci, dove discutere, dove insieme a qualche passeggiata, insomma, ci prepareremo anche ad organizzare eventi, organizzare iniziative, conferenze, dibattere, confrontarci. Inizialmente si era pensato ad un periodo di una settimana, ma poi, come dire, chi si era reso disponibile a darci un contributo economico per l'ospitalità, via tasse, tanto per cambiare, poi ne parleremo fra pochissimo, via tasse non ce l'ha più fatta e quindi abbiamo dovuto accorciare il periodo, salvaguardando però questo tipo di appuntamento. Quindi per la prima volta Per il Bene Comune avrà anche questo tipo di attività, dal 25 al 28 di giugno e non a caso in Valsusa. Non a caso in Valsusa. Nulla accade per caso, men che meno scegliamo i posti a caso, ecco, voglio dire. Ed è da lì che voglio partire in un qualche modo, con quello che è un territorio simbolo della resistenza, del difeso dei propri diritti, simbolo della dignità della popolazione, simbolo di ciò che a mio avviso dovrebbero avere il coraggio di fare tutti gli italiani. Tutti gli italiani che innanzitutto dovrebbero ricordarsi di appartenere a questo paese e vivere la loro quotidianità non per vergognarsi di essere italiani, ma per essere orgogliosi di un paese, e mi auguro che possa dirsi più prima che poi sovrano, indipendente e libero. Val di Susa perché
le persone conosciute in Val di Susa, così come le persone siciliane conosciute per quanto riguarda il non Mose, così come i veneziani contro il Mose, che l'avevano veramente vista lunga, vabbè che in Italia basta sollevare in un qualche modo la pietra per trovare un vero e proprio verminaio pressoché in qualunque settore, visto il livello di corruzione, ma proprio l'inutilità delle opere, le grandi opere inutili e dannose che costellano il nostro paese. E queste opere, tanto inutili e tanto dannose, quanto più decise da una dittatura finanziaria globale ed europea. Il discorso, tanto per fare un esempio, il discorso della necessarietà di questo treno ad alta velocità, di questo TAV, nonostante ci abbiano ripetuto che ce lo chiede l'Europa, ci hanno dato i finanziamenti europei, abbiamo i soldi, mica manderemo indietro i soldi, perché questa è una delle favolette della buonanotte che ogni tanto raccontano anche agli italiani. Oppure la necessità del noi siamo un paese del terzo mondo, dobbiamo collegarlo con linee veloci. Ma nessuno si è mai guardato dal indicarci che ad esempio invece il progetto nasce in seno a chi detiene il potere effettivo decisionale che viene riflesso in Commissione europea. E si tratta di una lobby istituzionalizzata con sede a Bruxelles che si chiama European Round Table, la tavola rotonda europea, composta dai maggiori rappresentanti delle principali multinazionali attive ed operative in Europa. Ed è a loro che così casualmente viene in mente, nella seconda metà degli anni Ottanta, di presentarsi presso i vertici della Commissione europea, dicendo che, insomma, sarebbe buona e sana cosa unire con un corridoio ad alta velocità il Portogallo da Kiev, una città ovviamente a caso, visto le recenti vicissitudini. Comunque, un corridoio ad alta velocità su rotaia. A quel tempo gli fanno presente, sarebbe antieconomico. Cioè non ci sono passeggeri, non ci sono merci a sufficienza, insomma, per poter giustificare un intervento di questo tipo. E ovviamente la tavola rotonda europea è intervenuta dicendo voi finanziateci il progetto, diventerà tutto economico. Ed è da lì che nasce il progetto di avere il TAV. E spesso si sono presentati, come nel nostro caso in Italia, con super tecnici e consulenti iperpagati, con una cartina, con una linea retta che bucava a montagne, magari anche con amianto, chi se ne fregava, insomma, si passava tranquillamente in mezzo senza alcun tipo di problema. Che problema c'era? C'erano quattrini da spartirsi e fette di torta da mangiare. E quindi via col TAV, stretto sul ponte. Ormai sono anni e anni. Ponte, chiedo scusa. No, credo che sia un lapsus, lo stretto per come ci hanno spremuti per poter costruire quello stretto, in effetti, credo che sia un lapsus di quelli che comunicano molte più cose di quanto non compaia con l'errore. Appunto, quindi i miliardi di euro riversati in una società totalmente ferma, ma poi parliamo delle Muse, appunto, visto che ce l'abbiamo lì, e poi parliamo di tutto ciò che regolarmente viene fatto nel nostro paese, e il più delle volte, quando le opere sono ingiustificabili, comunque le si prenda, arriva il ritornello. Ce lo chiede l'Europa, che è uno dei più diffusi ritornelli, ce lo chiede l'Europa, sappiamo che c'è questa signora di blu vestito che ogni tanto arriva e ci chiede qualche cosa, generalmente ci chiede sacrifici, ci chiede tagli, ci aumenta le tasse, e voi dite, vabbè Monia, stai sbagliando i piani, un conto l'Europa, un conto l'Italia. No, no, perché oggi l'Italia è così colonia, non solo degli Stati Uniti, di Israele, ma anche e soprattutto della dittatura finanziaria europea, davvero una serie di governi nemmeno più eletti. Tu sei stato nominato, non viene più usato il Grande Fratello, viene utilizzato per decidere il primo ministro in Italia e il suo governo. Ebbene, perché una serie di governi nominati vadano alternandosi ad ubbidire ciecamente a 39 punti riportati in una lettera che, chissà perché, si cita sempre la lettera agostana di Trichet e Draghi a Berlusconi, ma invece della lettera del 4 novembre 2011 scritta da Olli Rehn della Commissione europea al nostro paese, nessuno ne parla mai. Ci sono 39 punti posti sotto forma di domanda, in maniera diplomatica,
ma precedute da tre questioni ben precise. Uno, che cosa avete già realizzato? Quando intendete realizzare il resto? E soprattutto, se non ce la fate realizzare, noi abbiamo le persone che lo fanno. Quindi capite, o è, cioè, non c'è, o così. Dopodiché, nei 39 punti c'è di tutto. Riforma del lavoro, riforma delle pensioni, riforma del sistema sanitario, c'è la questione delle tasse, c'è la questione addirittura dei test invalsi per le scuole, la Commissione europea che arriva addirittura a ficcare il naso nei test invalsi per le scuole, e c'è tutto lì, steso. E regolarmente vedete che ogni governo che non ce la fa a portare avanti qualche cosa dei 39 punti, beh, è ora di essere mandato a casa, c'è qualcun altro di nominato. E generalmente quel qualcun altro di nominato ha alle spalle una buona ferrea protezione per quanto riguarda collegamenti con le banche, collegamenti, diciamo, con gli imperi finanziari, perché poi banche può anche essere restrittivo, comunque collegamenti con gli imperi finanziari, collegamento oltre Atlantico, oltre Oceano, e quindi, come dire, il governo conto terzi che continua ad andare avanti. Non solo il popolo non è sovrano, ma di fatto l'Italia è colonia e il popolo è tenuto schiavo, e attraverso l'azione dei media, nell'ignoranza di esserlo, che è la condizione peggiore, perché non può esserci un solo cittadino che, non sapendo di essere schiavo, faccia qualcosa per liberarsi. Semplicemente non concepisce la propria condizione. La nega o non l'avverte, non gli è dato avvertirla, perché l'emergenza, l'urgenza la distoglie, lo fa concentrare su altro, non percepisce il resto, e l'unica cosa che riceve, la reazione che viene indotta, è un po' come uno stimolo elettrico. La reazione è quasi automatica, e in una condizione così difficile, per molte centinaia di migliaia di italiani, per milioni di italiani, oggi l'emergenza si chiama sopravvivenza, non vivere con dignità, ma sopravvivere, campare. E quando qualcuno nel giorno della festa per la Repubblica viene a dire che gli italiani hanno affrontato, stanno affrontando la crisi con un sorriso, dovrebbe avere la faccia tosta di pronunciare queste parole davanti al familiare di chi si è tolto la vita. Dovrebbe avere il coraggio di dire che le persone sorridono a chi ha dovuto chiudere l'impresa, a chi ha messo a casa i lavoratori, a chi non ha di che sfamarsi, a chi non sa più dove sbattere la testa perché magari ha dei figli e non ha modo di garantirgli un minimo di vita. Chissà se sorridevano anche in Grecia allora, per dirla come dice il nostro Napolitano, il loro Napolitano, perché il mio presidente non lo è. Bene, pensate se in Grecia magari, quando ci sono i genitori che sono costretti ad abbandonare i propri figli per scelta all'interno di istituti per garantire loro almeno un pasto al giorno e un posto caldo dove stare, sorrideranno anche loro? Il problema è che sarebbe il caso che una risata seppellisca personaggi di questo tipo. E non si può nemmeno dire che sono buffoni quando dicono certe cose. La tragicità della situazione non può essere definita da chi è complice di questo sistema. È un po' come se ci sentissimo dire dal nostro aguzzino, da chi ci sta torturando: sorridi, stai sorridendo, beh, sopporti bene, quindi posso andare oltre, perché tanto stai sorridendo, cioè ti ho solo spento delle sigarette sulla pelle, quindi posso andare oltre. Ma i preti l'hanno sempre fatto. A proposito di religione, credo che la peggior religione sia quella di chi fa assorbire completamente la propria mente e la propria attenzione comunque in dettagli di fede specifica, quando invece l'unica fede che dovremmo avere è quella nella vita umana e nella nostra esistenza. Quindi che sia una religione monoteistica, di quelle che si rivolgono ad un qualche dio, monopolista, o che sia una religione di quelle che mette al centro il denaro
piuttosto che Israele, tant'è. E rischiamo sempre di essere distratti, di puntare al dito, di guardare il dito anziché la luna che viene indicata. Ma detto questo, torniamo al nostro discorso generale. È quella che è una vera e propria dittatura che va affrontata in ogni modo. Girando in lungo e largo l'Italia, girando in Europa, spesso mi sento dire ovunque: ma noi cosa possiamo fare? Noi così piccoli, così insignificanti, cosa vuoi fare contro un sistema di questo tipo? Cioè, ma non vedi che hanno già vinto loro? Hanno armi di qualunque genere, da quelle mediatiche a quelle più oggettive, a quelle più all'avanguardia. Noi cosa facciamo? Ce la raccontiamo. Poi spesso c'è la delusione, cioè ho organizzato una cosa, c'erano 5-6 persone, perché? Allora, posto che basta anche semplicemente parlare con una persona, se ciascuno di noi lo facesse, allargherebbe già immediatamente il coinvolgimento. Ma detto questo, sta crescendo ovunque. La consapevolezza sta crescendo e di conseguenza anche la reazione, che inizialmente non può che essere intanto la possibilità di difendersi, perché quando minacciano la tua esistenza, la tua sopravvivenza, la prima cosa che puoi fare in un qualche modo è difenderti. Hai il dovere innanzitutto di difenderti, dopodiché puoi procedere oltre. Ma sta aumentando ovunque. Io ho imparato dalle varie realtà che ho incontrato nei vari posti come ci si organizza, come ci si difende, magari partendo da attività di baratto, di scambio del tempo, chi organizza valute complementari, chi cerca di informare sulla truffa della moneta a debito, chi cerca di informare sullo check, chi cerca di informare e di coinvolgere le persone in acquisti consapevoli come i GASI, i gruppi di acquisto solidale, chi cerca di attrezzarsi in un qualche modo. Ho conosciuto chi ha cominciato ad organizzarsi con l'orto sul balcone, ma sono tanti piccoli gesti. Voi dite, vabbè, banalità. No, se la fa una persona può essere insignificante, ma quando comincia ad essere la massa che sceglie cosa acquistare, che rifiuta di acquistare altro, che comincia a capire cos'è la moneta, cos'è il denaro e che tipo di truffa ci sta dietro, e comincia in un qualche modo ad allentare quelle catene, comincia a capire che può arrivare a spezzarle. Ed è un processo che non si arresta. Non si arresta anche perché ci sono splendide persone, meravigliose persone che hanno capito che non si sono fatte intrappolare da questo sistema e che stanno continuamente agendo per allargare questo tipo di consapevolezza. Certo, non è un processo immediato. È l'unico tipo di rivoluzione che può essere vittoriosa, ed è una rivoluzione di consapevolezza, una rivoluzione culturale. Non c'è mica scorciatoia, non c'è una rivoluzione violenta perché non aspettano altro, ed è autolesionistico pensare e spronare in questi termini, come abbiamo già visto alla fine dell'anno scorso in Italia, perché chi ci ha rimesso e chi magari doveva andare a lavorare non ha avuto la possibilità di farla con i sedicenti rivoluzionari. Chi ci ha rimesso e chi aveva organizzato la stessa cosa in Grecia ma si è trovato di fronte ad uno stato di polizia, o chi l'ha fatto a Madrid, è stesso discorso. L'unica possibilità è una rivoluzione culturale dove l'esercito deve essere il più ampio possibile, senza chiusure. E allora, un punto fondamentale, lo è sempre stato all'interno del movimento, spero continui ad esserlo, e per quanto riguarda la mia persona lo sarà sempre e comunque, in qualunque condizione. Voi sapete, insomma, per chi mi conosce, io ho una precedente esperienza politica connotata a sinistra. Un periodo in cui non dovevo leggere certe cose, non potevo parlare con certe persone, non potevo confrontarmi su certi argomenti perché quelli erano i nemici. Quindi fare mica una cosa del genere. Dopodiché, appunto, compreso di essere schiavo, in qualche modo cominciato ad allentare le catene, allora, ma che problema devo avere? Perché deve essermi vietato di andare con le mie idee, giusto o sbagliate che siano, perché sbaglio e come posso sbagliare, però perché devo avere paura di confrontarmi o di parlare con qualcuno? Perché? Perché devo paura di sfogliare un libro dato che non è della mia dottrina? No. Per me la mia dottrina è
il bene comune, il bene del popolo, il bene dei cittadini, che passa per una sovranità declinata in tutti i suoi aspetti. Punto. E io sono pronta a confrontarmi con chiunque su queste cose. Non ho problemi. E quindi è finito il tempo in cui qualcuno dall'interno, dall'esterno può arrivare a dirmi: tu non devi parlare con Tizio, non devi parlare con Caio. Perché parlare, confrontarsi, discutere con chiunque. Per contro, come avete visto nel filmato iniziale, per il bene comune nasce distinto e distante da tutti i partiti che hanno già governato, nessuno escluso, destra, centro e sinistra. Quindi non può esserci, anche statutariamente, qualcuno che all'interno di Per il bene comune fa appelli di voto PD, PDL, Lega, Fratelli d'Italia, perché tanto è AN, PSEL, non esiste. Anche se cambiano d'abito, quelli sono statutariamente centro, destra e sinistra, partiti che hanno già governato. Se c'è qualcuno che si orienta in questo modo, forse non ha capito bene cos'è Per il bene comune. Perché Per il bene comune è altro rispetto, siamo proprio nati per essere altro rispetto ai partiti che hanno già governato. Non è facile adesso orientarsi, per quello che diceva Nando prima, per quelle costellazioni di movimenti, di gruppi, di piccole realtà, di comitati locali, di associazioni, di gruppi di opinione, di gruppi di pratica, di cui è pieno il nostro paese. Penso alla vicinanza proprio operativa, penso con la decrescita felice. Beh, prima ho citato Riprendiamoci il pianeta, ma potrei parlare di tanti altri gruppi con cui abbiamo collaborato, con cui siamo in sinergia, con cui c'è collaborazione, con cui c'è scambio. E va benissimo, è positivo. Si fanno battaglie insieme, ci si conosce meglio, ci si approfondisce. Qualche volta si può fare marcia indietro se si capisce che magari una di quelle realtà che in un qualche modo è specchietto per la lodola, perché riconduce il tutto verso un qualche partito, e ogni giorno effettivamente se ne trova qualcuno, salta fuori dal cappello del cilindro qualcosa assolutamente civico, ma invece il classico è la foglia di fico d'India che viene utilizzata per nascondere altre oscenità. Ebbene, posti questi paletti, Per il bene comune è chiaro, non ha mai avuto grandi risorse, finanziamento pubblico è zero. Ci siamo basati sulle quote degli aderenti, ci siamo basati sulla disponibilità di erogazione liberale in premis da parte di Nando, ma erogazione liberale da parte anche di tanti aderenti o dei simpatizzanti che non hanno voluto aderire Per il bene comune, ma che ci hanno dato la possibilità spesso di organizzare iniziative, di fare qualcosa, di stampare dei volantini, di far conoscere le nostre idee. È in virtù di questa nostra libertà che continua ad esserci e andrà avanti, siamo anche liberi di collaborare, confrontarci, discutere con chi oggi da parte di qualcuno viene additato come il diavolo. Penso ad esempio, siccome tanti, l'ho fatto nel comunicato, tanti lo staranno pensando anche adesso, sto pensando ad esempio al Movimento 5 Stelle. Monia Grillo, Casaleggio, Monia! Alt. Siccome poi dopo farò anche un brevissimo bilancio personale, mi sembra giusto, poi ne parlerò di più oggi pomeriggio, però qualche passaggio lo voglio fare. Io ho avuto la fortuna, forse, di essere incappata magari nei gruppi più aperti e più critici. Però devo dire che dal nord al sud venivo contattata da persone, magari non avevamo sempre le stesse idee, chiaramente, ma non è così, anche all'interno del movimento si discute, c'è una posizione fluida, ma dopodiché persone che erano loro ad organizzare euro o sovranità monetaria, ed erano tutti chiaramente per la sovranità monetaria. Oppure dittatura europea e via giù rispetto all'Europa, senza ambiguità, senza problemi a dichiarare le loro posizioni, senza alcun tipo di
splendide persone. Vi posso parlare dei gruppi che ho conosciuto in Emilia Romagna, di quelli che ho conosciuto a Udine, di quelli, alcuni che ho conosciuto qui nel Lazio, di alcuni che ho conosciuto in Umbria, di quelli che ho conosciuto in Sicilia, di alcuni gli amici di Sassari. Insomma, posso snocciolare di Rovigo piuttosto che il gruppo di Milano, del Monza e Brianza, gruppi anche in Piemonte. Quindi devo dire che persone che hanno sale in zucca sono pronte a discutere, sono pronte a confrontarsi. Ora mi spiegate perché, se anche loro sono fuori dal gioco centrodestra-sinistra, come in realtà in generale, se sono nati per essere fuori dai vari partiti, perché io non dovrei confrontarmi con loro o perché non dovrei fare iniziative con loro ma con gli altri sì? Anzi, devo dire che come per il bene comune, a me è capitato recentemente, perché ero in Emilia Romagna, a Pieve di Cento e l'altro non mi ricordo più, in provincia di Bologna, beh, insomma, due zone emiliane, medicina, dove mi hanno presentato, San Giorgio di Piana, dove mi hanno presentato, hanno fatto il volantino 5 Stelle con Monia Benin, presidente di Per il Bene Comune. E quindi aspetta, ah, ma perché non sanno che sei di Per il Bene Comune? No, perché l'ho sempre detto con tutti, non ho mai tenuto nascosto nulla, sanno quali erano le idee, sanno cosa scrivo nei libri. E mi chiamavano per le idee che c'erano nei libri, perché condividevano le stesse posizioni. È chiaro, non ovunque è così, non ovunque è così, e non ho risparmiato critiche anche recentemente, quando rispetto, a mio avviso, alla posizione molto saggia dell'incontro con Farage rispetto alla costituzione del gruppo europeo dell'EFD, per quanto riguarda appunto il 5 Stelle, chiaramente sono affari loro. Però la macchina spalafango contro Farage, che conosco personalmente, ero insieme anche ai componenti dell'UKIP, insieme ad altri laburisti, insieme anche a qualche conservatore, insieme a diversi comitati a Londra a fine aprile, quindi posso dire li conosco di persona, ci ho parlato direttamente, quando è saltata fuori quella parte di anima un pochino più sinistra, per cui magari i Verdi sarebbero il santo, mentre invece Farage è l'acqua santa, è il diavolo è l'acqua santa. Che non è così. E poi le domande magari alla fine, vorrei finire l'intervento, grazie. Grazie. Perché fondamentalmente, se c'è qualche cosa che noi fra l'altro abbiamo supportato, devo dire, ho avuto anche la fortuna di lavorare al film La Centesima Scimmia, l'intervista a Nigel Farage, è uno dei protagonisti che abbiamo sentito, area di centrodestra indubbiamente, pur non condividendo moltissime delle sue posizioni, dal nucleare alla questione, diciamo, ultraliberistica, però sul panorama europeo, per dire no a questa dittatura europea, non c'è nulla che possa essere più coerente ed efficace in ambito europeo. Io avevo citato lui e Paul Murphy come europarlamentare dell'area cosiddetta di centrosinistra, che è un socialista irlandese, un parlamentare socialista irlandese. Quindi gli esempi ci sono e sono ottimi. Ci sono anche le ottime persone di un gruppo piuttosto che dell'altro, dei piccoli comitati. Io spesso riporto l'esempio di Magomadas in Sardegna, ma i tanti comitati che ho avuto la fortuna di conoscere nei territori vicino a casa mia, piuttosto che penso al gruppo dell'economia del bene comune, non mi metto a tradurre il nome in tedesco perché farei una figura davvero barbina, dove il tedesco non lo so, ma che sono iperattivi, che hanno questa concezione splendida di imprenditoria etica, di compartecipazione sociale ed è favolosa, ecco, con la collaborazione anche con loro. Tutto quello che ho imparato, tutto quello che c'è, ma perché io dovrei precludermi la possibilità di collaborare o di parlare con loro? Perché Per il Bene Comune dovrebbe chiudersi a riccio anziché restare aperto proprio ad una costruzione con questa realtà? Io mi auguro che possa andare avanti rigidissimo e rigorosissimo rispetto al solco tracciato alla nascita: democrazia diretta, nessun tipo di discriminazione rispetto dell'articolo 3 della Costituzione e sovranità nazionale e monetaria, con la moneta del popolo, di proprietà pubblica emessa da un ente completamente pubblico. E soprattutto mi auguro che possa continuare a lavorare in maniera empirica, sperimentale, come ha fatto finora. Non ci sono tavole della, in un qualche modo, che prescrivono con chi si parla, cosa si fa, cosa non si fa.
ma semplicemente si affronta, si guarda i temi, si discute, ci si confronta, si possono fare battaglie insieme, ci si può conoscere di più, e credo che sia la maniera più pragmatica per poter continuare ad agire. Ed ora in chiusura mi prendo proprio 5 minuti per me, visto che è l'ultimo intervento di questo tipo che farò. Come già sanno gli aderenti, con oggi si chiude la mia esperienza da presidente di Per il Bene Comune, un impegno di lavoro a Bruxelles, e mi porterà ad essere via parecchio tempo ogni settimana, e per far bene, il bene comune, bisogna esserci, bisogna dedicare tempo, bisogna essere attivi e seguire tutto. Io materialmente, sia per una questione di coerenza mia, sia verso gli aderenti, poi ne parleremo oggi pomeriggio, ma soprattutto anche per rispetto a questo movimento, non posso continuare in questo tipo di ruolo, certa di compierlo al meglio, quando invece so benissimo sin dall'inizio che avrei poco tempo da dedicargli. Detto questo, continuerò ad esserci, e anzi, fortunatamente, avendo un lavoro insomma degno di tale nome, mi auguro anche di poter contribuire meglio alle attività di Per il Bene Comune, ma continuerò soprattutto ad essere a disposizione del movimento per ciò che ovviamente decideranno gli aderenti per la mia figura. Ma detto ciò, ho creduto fermamente nella nascita di Per il Bene Comune nel febbraio del 2008, io facevo parte, perché c'era l'inizio, del movimento politico dei cittadini, quando ci siamo incontrati con, allora c'erano Livia Robea, Giulietto Chiesa, Elio Veltri, quando abbiamo pensato di mettere insieme diverse realtà, diverse liste, diversi gruppi all'interno di questo esperimento nuovo. Un po' i pazzi che in un qualche modo, sia grazie a Fernando Rosso e sia grazie a Franca Rame, potevano presentarsi in tutta Italia senza dover raccogliere le firme. Avevamo cominciato a raccogliere firme, ci saremmo presentati in 5 circoscrizioni alla Camera, non avremmo fatto altro, niente di niente. E invece così comunque ci siamo stati dappertutto, o meglio, abbiamo avuto la possibilità, attraverso le persone che hanno creduto in Per il Bene Comune, di parlare vis-à-vis con altri cittadini. Non abbiamo avuto la possibilità di avvalerci di quello che sulla carta doveva esserci, ovvero la cosiddetta par condicio, ovvero parità di presenza in televisione, nelle radio, nei giornali, per poter esprimere le nostre idee, il nostro progetto. E beh, esiste solo sulla carta, quindi fummo presenti per lo 0,02% del tempo televisivo a disposizione. Generalmente, quando avevamo questa possibilità, ci veniva chiesto cosa ne pensa del programma di Veltroni, cosa ne pensa del programma di Berlusconi. Questo un pochino era, come dire, la cosiddetta disparcondicio. Ma nonostante questo, abbiamo creato una rete che ci ha consentito nel tempo di fare informazioni. È chiaro che rispetto, come dire, in qualche modo alla volontà elettorale, nel tempo ci siamo trasformati. Abbiamo preferito costruire una rete che magari sul territorio potesse portare a dei gruppi di acquisto, potesse portare a delle realtà operative, ma soprattutto abbiamo cercato di fare informazione, di coinvolgere altri gruppi, magari di dare idee, di dare... E anche quando, oggi bisogna constatare, ma qualcuno vi ha rubato l'idea? Magari. Se dovesse anche essere questa la sola funzione, di essere un movimento in grado di contagiare altre realtà o realtà più grandi con idee, con progetti, con analisi, permettetemi, sarebbe già un ottimo successo fuori dal sistema. Detto questo, comunque, tornando indietro, rifarei praticamente tutto. Dalle possibilità che mi sono state date, penso alla rappresentanza come Per il Bene Comune insieme a Fernando Rossi nel convoglio, nell'op convoy per Gaza, quindi nel materiale che abbiamo portato medico a Gaza 3 mesi dopo la fine dell'operazione Piombo Fuso. Rifarei tutto nel creare i rapporti con gli altri paesi, rifarei cassa per tornare in Grecia a mie spese per di nuovo verificare se erano veri gli allarmi che venivano lanciati mentre qui tutto dicevano va tutto bene, la Grecia è già stata salvata. Rincontrerei tutte le persone che ho incontrato. Sicuramente non rifarei altri errori, quando spesso magari anche all'ultimo abbiamo imbarcato persone che si dichiaravano convintamente aderenti a Per il Bene Comune e lo facevano invece esattamente a brevissima scadenza dalle elezioni, e veniva fatto solo ed esclusivamente per poter avere la lista, per andare a trattare poi, quando c'era il ballottaggio, dato che evidentemente noi non saremmo finiti a livello di ballottaggio per la scarsa presenza sul territorio, per gli scarsi mezzi finanziari nonché organizzativi, solo per andare a contrattare la classica sporta di prugne verso la destra o verso la sinistra, cioè per un partito piuttosto che per l'altro, per avere
come dire, degli incarichi o per avere delle promesse. Ecco, quelli forse sono stati errori di leggerezza che però per fortuna il nostro movimento ha saputo correggere quando nel 2011 ci siamo strutturati non solo con la proposta delle assemblee sovrane, ma anche come proposta un pochino più fattiva ed operativa, come un movimento di veramente rivoluzionario nelle idee, nelle parole e nei fatti, ci siamo detti allora nel coordinamento. Voi direte, sì, vabbè, siete piccoli. Siamo piccoli, però abbiamo relazioni pressoché in tutta Europa. Abbiamo possibilità di organizzare e di lavorare, di collaborare con altre realtà in Europa. Penso solo a Nikos, non penso solo all'EPA, ma penso al Partito per l'Indipendenza finlandese, penso all'UPR francese, penso agli amici irlandesi, ai contatti tedeschi, ai contatti insomma, in Spagna, a Cipro, quindi effettivamente sì, in Inghilterra, quindi effettivamente nel nostro piccolo siamo però riusciti a fare cose grandissime. E quindi pensate, se adesso ogni aderente semplicemente si attivasse per coinvolgere altre persone, per condividere il nostro messaggio, quante cose possiamo continuare a fare? Se solo ci aprissimo, non avessimo paura di nulla, ripeto, tenendo fermo il solco dell'istinto distante dai partiti che hanno già governato, ma aperti al resto a singole battaglie, iniziative, avvenimenti, che contributo potremmo dare allora a quella rivoluzione che cominciate, che è inarrestabile? Ed è così quindi che voglio concludere il lavoro fatto finora, con tutti i limiti che ha avuto, con tutte le pecche, ma credo anche dal punto di vista personale con le grandissime soddisfazioni. Grandissime soddisfazioni perché ho incontrato persone davvero speciali, le ho incontrate alle conferenze, ma le ho incontrate soprattutto all'interno di Per il Bene Comune. E quindi devo dire che oggi, salutando questo mio impegno pressoché quotidiano, istante dopo istante, da Per il Bene Comune, mi sento di stringere un abbraccio, insomma, a tutti gli aderenti che sono qui, e fortunatamente oggi avrò la possibilità di farlo, ma di stringere anche tutti gli aderenti che ci stanno seguendo da casa, abbracciando tutte le persone, garantendo loro che comunque non sparirò, ci sono, il resto a vostra disposizione, ma soprattutto che devo ringraziarvi di cuore, perché mi avete dato la possibilità di crescere e mi avete veramente fatto sentire come in una famiglia. Questa non è utopia, ma è la realtà che ho saputo fare per il bene comune.